Nell'edizione italiana di UMTV Raps ovviamente ci sarà moltissimo rap italiano e per parlarne ho scelto un ospite davvero speciale. Enzino, bentornato. Sempre un piacere, bro. Quando mi chiami tu, io metto le scarpe comode e vengo. Comode, insomma, cioè delle Timberland. Non si vedono. Ah, ok, era. Non l'avevo capita. Sto invecchiando pure io, comincio a fare come mia mamma che non capisce i meme, tipo. No? Scusami. Tu sei stato, sei tuttora, diciamo, secondo me, l'icona del freestyle in Italia. No? Dopo di me. Dopo di te. No, sto scherzando. No, dico sempre, guarda, l'unico che mi spacca quando vuole è sia per freestyle. E però per me, appunto, è stato facile, diciamo, approcciarmi a questa realtà perché ho avuto te come esempio. Cioè, ho avuto un esempio italiano. Mi ascoltavo gli audio, no? Delle battle ancora quelle con Mondo Marcio, delle tecniche, okay. Poi è venuto YouTube appunto, perché ricordiamo sempre che quando io ho iniziato a fare rap non c'era neanche YouTube, quindi poi c'erano i video del 2D Beat, no? Di te che facevi, quindi per me diciamo è stato facile, no? Ho avuto un esempio in italiano che mi facesse vedere come si faceva questa cosa. Tu da dove hai attinto? Perché poi sei tu che l'hai portato in alto e hai fatto da scuola a tutti quanti, quindi a chi ti sei ispirato per farlo così? Beh, c'erano altri prima di me. Talento naturale. Cioè, no, sono svegliato una mattina, non sapevo niente di rap. Parlavi in rima. Boom. Così. No, vabbè, sta roba del freestyle, che poi è stata la prima cosa alla quale mi sono avvicinato, solamente perché per me la vedevo come la possibilità di allenarmi. E parallelamente all'attività di rapper, quasi tutti i rapper di allora più o meno sapevano fare freestyle. Quindi era una cosa che in un modo o nell'altro ci dovevi passare. Quando mi sono affacciato a sta roba del freestyle, comunque conta che io ho qualche anno in più di te e faccio parte quasi di un'altra generazione, anche se anagraficamente non siamo agli antipodi, però io rappresento una generazione prima della tua, ce n'erano già due prima di me. Quindi ho avuto anche io i miei esempi di rap italiano, mi ricordo la sfida storica Tormento contro Mauri B o la sfida storica Kiffa contro Fabri Fibra. Quella la scuola, questa è stata la prima gara che ho sentito anche io, Kiffa contro Fibra. Cioè io avevo il flyer di quella... Però era un'altra cosa, capisci cosa voglio dire? No, certo. Era un altro modo di fare le punchline, cioè... Però si prendevano in giro la madre, per esempio, sì. No? Là. Sì, quella è stata ok. E noi abbiamo detto, ah, lo possiamo fare allora, perché okay. Noi lo potevamo fare, però quando andavamo a fare freestyle con quelli un po' più grandi, era... un argomento... La mamma non si tocca. Stai scherzando, mi ricordo una gara a Torino, la gara nella quale... Cioè, se quella con Kiffa mi ha dato il rispetto di tutti, perché poi l'hanno vista, il rispetto della città l'ho preso in una gara subito dopo quella con Kiffa, che è documentata su YouTube. Arriva in finale contro Zuli, un altro storico... Conosciamo Zuli. Colosso del freestyle torinese, è uno dei più forti in Italia. Vabbè, la gara ho vinto io alla fine, quindi il passaggio generazionale. Mi ricordo tutta la scena più grande di noi che vennero da noi a dirci: alla prima madre che volano gli schiaffi. Cioè non esisteva, non era contemplata questa cosa di prendersi in giro su tutto. Quindi quando Kiffa e Fabio un po' l'hanno sdoganata sta roba, è diventato tua mamma, tua mamma. Noi ci abbiamo accelerato. Cioè per noi era, fino ad allora era il mio stile, il tuo stile, e la sfida era solo se c'era qualcosa in ballo realmente da discutere. Noi, per noi era un gioco, era, infatti arrivare dalla piazza, dai motorini, dai ragazzi zarri del quartiere, dallo spogliatoio del rugby dove ci si pigliava per il culo, quella è stata la mia palestra per fare repertorio di punchline, repertorio di velocità. Bravo. Esatto, quel background lì anche io, infatti tante volte magari, non so, gli amici mi dicono scusa ma tu che sei, eri uno comunque anche un bel po' tamarro, no? Di quelli che comunque andavi a prenderti a... quasi a botte alle giostre per le cavolate, ma non ti arrabbiavi mai quando ti insultavano la mamma? Io dicevo l'altro giorno, non me la sono mai presa perché... No, io neanche. È sempre stata parte del gioco. Non è quasi sportiva la roba. Sì, non penso che ce l'hai con mia madre veramente, capisci? Se poi facessi nome e cognome e dicessi... Tu però, visto che hai parlato di sta roba di Zarro, ti dico bro, sei stato il primo della scena, che mi ricordo io e ne parlavo anche con quelli che c'erano da prima di me, con il rispetto del rap, perché sapevi rappare, hai sempre saputo rappare, però il tuo codice era completamente diverso dal nostro. Cioè tu sei stato proprio, credo, il primo ad avere poi avuto un successo mediatico importante, ad essersi affermato in quegli anni MySpace, il primo YouTube, eccetera, che arrivava proprio dall'ambiente nostro, però aveva completamente un altro immaginario. Cioè, se pensi ai tecniche prima, usciamo io, Clementino, comunque arriviamo da altre cose. Tu eri proprio una roba... Io sembravo un PR delle discoteche. Emilietto Lo Zarro, quello era il tuo nome, noi ti ricordavamo per quello. Mi ricordo una volta parlando con Sciocca, dicevamo, oh, magari non arriva dal nostro, ok? Però ce l'ha il tipo. Grande, mi piacciono questi retroscena. Mandiamo un saluto anche a Sciocca, tra l'altro, che io lo vedo e lo sento da una gara di freestyle, tra l'altro. Tu sei il primo che io, per esempio, colloco in quel contesto di punchline fatte bene nel rap italiano, messe anche nei dischi, mi viene in mente Sotto la cintura, che è stato un disco iconico, diciamo, no, di One Mic, che era basato proprio su quello, no? Quindi, diciamo, tutti comunque a modo loro hanno contribuito a far evolvere questa cosa e a farli prendere una direzione. Ad oggi, comunque, sono passati un bel po' di anni, il rap italiano è cambiato tantissimo. Cioè, come lo definiresti? Qual è la prima cosa che ti balza all'occhio se guardi la scena di oggi e la scena che...
che rappresentavamo noi, tutto sommato. È cambiato tutto a livello socioculturale, quindi già il fatto che noi dovevamo andarcela a scavare, come dicevamo la volta scorsa, per forza di cose c'era una selezione all'ingresso, no? Questa cosa non attecchiva su tutti, perché ci dovevi arrivare. Non, i media tradizionali, a parte qualche rara eccezione, tipo gli MTV Rap, non c'era questa roba in TV, non c'era in radio, se c'era, c'era solo alcune cose, quindi... oggi che le subculture si sono appiattite tutte quante e che sembra essere tutto uguale per tutti, un po' in maniera romantica ti dico, mi manca un po' questa cosa del senso di appartenenza, di rappresentare qualcosa. Noi eravamo i rap. Capisco anche che, ripeto, per l'evoluzione che questa cosa ha avuto dappertutto, io sono un cultore di questa musica, quindi so quello che sta succedendo anche altrove. L'Italia è in perfetto timing con quello che sta succedendo in Francia, in America e da altre parti. Quindi il fatto che, ripeto, questa musica questi ragazzi non la debbano neanche spiegare più, non c'è più quella barriera di dover spiegare qualcosa del rap. Ormai il lavoro che è stato fatto dalla mia generazione e da quella ancora prima di me, anche dalla tua, ha permesso ad oggi a questi ragazzi di fare la gavetta di fronte a 1000 persone, il primo disco sotto discografica subito, la prima foto su Instagram che ha un po' più di like, arrivano gli sponsor, i contratti. È pazzesco tutto questo. Allora io dico, it was all a dream, fichissimo. Quando ho iniziato io speravo in un mondo fatto del genere. Anche io. Ad oggi al contempo lamento un po' che delle volte la mele accade un po' lontano dall'albero. Quindi è vero. Quando vedo delle cose quasi antagoniste alla musica che mi ha fatto innamorare, culturalmente alla musica che mi ha fatto innamorare, poi nella mia vita di questa cosa qua, noto delle differenze. Assolutamente, però ti posso dire che grazie a Dio, siccome esiste questa musica come genere, al di là di tutte le declinazioni che può prendere, la forma d'arte del rap credo che sia dura a morire ed è quello che ci fa continuare ad andare avanti e non ci fa morire come altri generi musicali. No, ma infatti più volte si è parlato proprio anche di questa differenza che viene fatta per forza, soprattutto dei media, tra il rap e la trap. Che poi in realtà secondo me è una differenza di un po' di suono. E... Allora, sono sincero, io ho sempre difeso, ho sempre detto che secondo me chi diceva di fare trap in realtà stava semplicemente rappando in una maniera diversa, no? Ad oggi secondo me questa roba della trap ha preso una strada talmente propria che ti dico, ci sono proprio delle differenze di attitudine tra un genere e l'altro. Cioè io guardo quello che volevamo rappresentare, no? Noi del rap, i messaggi, appunto l'influenza, la cultura, eccetera, e questi nuovi invece che fanno la trap, che appunto è gente che arriva, se io arrivavo da un immaginario diverso, figurati loro, no? Cioè ormai la musica è fatta da tutti, che proprio è differente, no? Io non mi ci rivedo, per esempio. No, non mi ci rivedo totalmente neanche io, però questa è la strada, questa è la società, questo è quello che c'è là fuori. Tutto questo individualismo, questo materialismo che c'è nel rap, che c'è nella musica, c'è nella società. Parlavo con un amico qualche giorno fa e mi diceva, ormai questi della trap fanno gara chi ce l'ha più grossa. Noi le facevamo con lo stile, però. Sì, noi anche avevamo, cioè per esempio, la cosa che più mi è piaciuta di questa musica era la componente motivazionale, no? Questa cosa di... La rivalsa. Bravissimo. A me piace perché c'è tanta rivalsa nella trap. Ieri non c'avevo nulla, oggi c'ho tutto. Ieri non avevo i soldi per le scarpe, oggi compro la casa a mamma. Però mi permetto di dire che, tolti i veri trapper, cioè ovvero quelli che comunque ascoltiamo, che sono delle realtà concrete, che quindi vendono i dischi, vanno a fare i tour, no? Chi si approccia a questa realtà ispirandosi a quelli non risulta credibile, perché dicono le stesse cose di loro senza però averle vissute. Cioè, quando io vedo un ragazzino che è sbucato da 2 giorni e dice con sta roba faccio il cash, no? A me, ai miei occhi non è credibile perché ancora non ha fatto la gavetta. Invece noi eravamo il contrario, noi ci vantavamo a chi era più povero, quasi. No? Cioè era quasi una roba del c'ho più fame di te, se capito? Se ci pensi, una volta era impensabile anche solo per la mia generazione il fatto che mi sarei seduto di fronte a una telecamera a parlare di questa musica. Non era neanche messo in conto. Io invidio, come dicevi tu, questa cosa qua, it was all a dream. Mannaggia, con l'inglese proprio è uno showilingue di cose che devo dire. E, però invidio, no? Questo immaginario che si è creato, che abbiamo creato, ma che in realtà non abbiamo vissuto entrandoci dalla porta. Noi siamo, è come se noi avessimo costruito questa grande struttura dal di dentro, no? E quando l'abbiamo finita ci siamo trovati dentro. Questi invece entrano dalla porta principale ed è bello, no? Cioè io mi metto nei panni di un ragazzino che firma con la major e dice da domani se sarò furbo mi cambia la vita. È una figata. Bellissimo, quello che succede in America, in Francia o in Germania da, ovviamente in America da ancora prima, ma in Francia da 25 anni quasi a questa parte. La Francia è sempre stata... Quindi se ci pensi era doveroso, secondo me, che ci fosse questa evoluzione anche in Italia. Certo. Ad oggi questa musica individualista, materialista, l'abbiamo già dette tutte le cose brutte di questa musica, gli aspetti meno fighi e meno di comunità e meno per la collettività, però dall'altra c'è sempre quella...
quella cosa di essere ancora una musica che è una spina nel fianco e qualcuno ancora che dice qualcosa c'è, perché poi in questo velo che dicevi tu di base, dove tutti cercano di ripercorrere un sentiero già battuto e ovviamente a noi non ce la danno a bere, ma magari a qualcun altro sì, io dico sempre che il tempo è un setaccio, raga, e quindi bisogna vedere quanto duri. A oggi la nostra scommessa era venire fuori e trovarsi un posto. Ad oggi ce l'abbiamo, più mi guardo indietro, più per esempio il mio posto lo vedo ben definito in questa cosa, quindi vuol dire che, ok, ce l'abbiamo fatta, ci siamo. Il loro gioco è rimanere nel tempo, perché ad oggi lo scambio generazionale non è più difficile, se vogliamo, per loro. Quindi se da una parte possono vantare di avere un mercato prontissimo intorno a loro, dall'altra si devono lamentare del fatto che hanno una concorrenza spietata attorno. È un po' come nel pop quando dice: ma com'è che quello non fa più un disco bello da 20 anni e fa ancora il tour negli stadi, per esempio, no? E dice, vabbè, perché comunque ha seminato bene negli anni giusti in cui comunque la musica veniva ascoltata, assimilata, metabolizzata, no? E forse un po' questo è in piccolo quello che è successo a noi. Noi abbiamo seminato bene negli anni giusti. Sì. Ogni tanto però quando ascolto quella musica là, di quegli anni che noi diciamo gli anni giusti, capisco che però c'è ancora una differenza di iconicità. Cioè quando partono quei, ma anche nel rap italiano, c'è un brano dei primi 2000, una roba del primo disco dei Dogo, ok? Cioè, era unica. Quell'iconicità che ha adesso, è normale che pezzi usciti domani ci devono mettere 20 anni. Però mi chiedo, ce la faranno a durare così tanto nel tempo? Non hanno più quella caratteristica, quella riconoscibilità. Ecco, perché sono una fotografia di quello che stiamo vivendo. No, cioè, ma oggi fai fatica, a volte quando parte un pezzo non capisci se è trap, pop, latin, cioè capisci, è tutto contaminato. Dal punto di vista musicale devo dire che è anche bello, perché ha permesso a questa musica di arrivare dove siamo adesso. Questo in gran parte, secondo me, va al lavoro di musicalità che c'è dietro. Però se mi ricordo quando sono partito io, questa cosa della musicalità era proprio quello che cercavamo di non di non avere, perché figa la musica. No, era quello che ci caratterizzava. Però, per esempio, sapevamo tutti che facevi il disco, il pezzo con il ritornello cantato ce lo devi quasi mettere. Oggi è una gara di ritornelli, è una gara chi la piazza più grossa per fare... Che però secondo me ha fatto sì che si scoprissero dei fortissimi nuovi melodisti rispetto magari a noi. Cioè mi rendo conto che i ragazzini di oggi rispetto a noi, mi sento di dire senza quasi sempre, mi viene da dire che comunque sono meno ferrati per quanto riguarda la scrittura, ok? Nel rappare, il flow, sì, però dal punto di vista poetica. Però dal punto di vista melodico sono avanti. Ma questo sai perché, secondo me? Perché hanno avuto altre influenze, secondo me. Ma anche perché finalmente questa musica che oggi è diventata italiana, noi cosa abbiamo esportato della musica italiana? Il core, il sole, il mare, le canzoni. Cantare. L'Italia sono le canzoni. Quindi ad oggi che questa roba urban a livello socioculturale è arrivata dappertutto, questi ragazzi che skills hanno? Quella, perché siamo italiani. Però lo fanno, è bello perché lo fanno in una chiave molto americana. Io mi rendo conto quando vado in studio con questi giovani, cioè tirare fuori una top line interessante, moderna soprattutto, su un beat, ci mettono veramente un attimo. Poco. E io ci metto molto di più, io devo pensare che cosa fare, no? Perché ho altre influenze. Il mio approccio alla scrittura è cambiato radicalmente. Una volta ero un fiume in piena, al pari di come facevo freestyle, scrivevo su un foglio, poi magari correggevo. Adesso un po' per il metodo, un po' per l'aggravante del fatto che comunque... Hai scritto tante cose poi. E poi chi mi ascolta da me se lo aspetta. Cioè si aspetta un disco che dica delle cose, un disco che sia brenso, che sia denso di contenuto, no? Ogni tanto devi anche vivere, devi sporcarti, altrimenti cosa racconti, no? Allora, grazie a Dio il metodo da questo punto di vista mi aiuta e spesso quando vado in studio magari riesco a essere... vincente, a fare gol subito, ma il lavoro che faccio dietro è tantissimo. Io ti capisco bene, ed è il motivo per cui infatti sto invecchiando, vista d'occhio, cioè i capelli bianchi e stiamo dimagrendo soprattutto tutti e due. È lo stress questo, non è successo, è una bella vita. Bro. Lenzino, ci abbiamo provato a fare lo schiocco, ma non ce l'abbiamo fatta, fa niente, siamo il pop lo stesso. E voi mi raccomando, vi aspettiamo su UMTV Raps. Yeah,